Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Odio gente ora si ride, parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele. Doesn't Matter, non ne puoi proprio fare a meno. Doesn't Matter, questo è il canale di Daniele. Doesn't Matter, non è un vampiro viterato. Doesn't Matter. Quanto mi piace fare i sequel dei tutorial. Due settimane fa ho istruito le femminucce su come conquistarci. Oggi, invece, istruiremo gli ometti su come conquistarle. La domanda che tutti dovremmo porci è: cosa piace veramente alle donne? Noi invece partiamo sempre dalla risposta. Io so che cosa ci piace alle donne. Ma andiamo ad analizzare bene la differenza tra le due cose. Noi pensiamo che alle donne piacciono i tipi divertenti. Siamo convinti che per conquistare una ragazza dobbiamo fare delle imprese memorabili per farci riconoscere. Beh, così in un certo senso si ricorderanno sicuramente di voi. No, ma non ci posso credere, ma sei proprio tu? Sei tu? Cioè, sei tu quel cretino che è girato come una trottola per poi schiantarsi con la faccia sulla sabbia per controllare se era veramente sabbia? Poi noi crediamo che per conquistare una donna bisogna essere aggressivi, far capire che siamo noi che comandiamo, padroni in giro e padroni nel letto. No, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto! Cosa piace alle donne? Le ragazze amano le cose semplici. Volete un esempio? Basta presentarsi puntuali ad un appuntamento. So, dit is Isis imitatie van? Ja, toch? Wie ben je? Jokes, ja, toch? Geef 5 kaarten, krijg er 1 terug. Altijd de gekste, ja. Scheveningen daarop zou zelf naar weggaan. Haatjes straks. Alle nostre care donnicciuole basta veramente poco. Alla fine dovrete fare solo poca fatica. Bastano piccoli accorgimenti, come alzare il culo dal divano e dare una mano. Oppure mostrare un pizzico di conoscenza del galateo, abbandonando il rutto libero e la grattata di chiappa con la forchetta e abbracciando la compostezza a tavola. Ma guardatelo, è enorme! Questo è un water, non è un gatto! È un water decisamente peloso! E ora, il genio della settimana di questa settimana ci illustrerà la prova del 9 per capire se siamo pronti alla conquista del mondo femminile. Se la vostra reazione sarà simile alla sua, allora capirete che il mondo delle donne è ancora molto molto lontano per voi. Ta-t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 a
I've been waiting for you for a year, man! Double rainbow! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh, what? One. Oh, that's NASA's copy. That's NASA's copy! Leave it over there! Waiting for you, Fist. We about to get on, dog. Let's do this. I've been missing you. Look, it's Captain Stark. Ah, oh, dude, those tattoos rule. E ora passiamo al dubbio musicale. Sentite attentamente Calore di Emma Marrone. Voglio calore. Bene. E ora ascoltate Baciami ancora di Mietta di soli 2 anni prima. E baciami adesso. Voglio calore. Cambiato le parole. Sto scherzando. Sono uguali. La scorsa volta vi ho lasciato con questa domanda: perché nei film horror i fantasmi più spaventosi sono sempre donne e bambine? Questo è un video risposta a Daniele Doesn't Matter, ma la risposta è semplice. Esiste forse qualcosa di più temibile che una donna incazzata? No, non credo. E perché le bambine? Perché la donna raggiunge la sua maturità già a 5 anni. Noi fondamentalmente rimaniamo bambini a vita. Loro maturano a 5 anni. È un dato di fatto. Quindi se prendi una bambina di 5 anni, avrai già lo stesso effetto. Madre e figlia fantasme. Non si dice fantasme. Madre e figlia fantasmi insieme. È agghiacciante. Quindi il vero motivo credo sia che rispecchiano le paure più profonde di ogni uomo. Ringrazio CrazyTom87 per la risposta e vi lascio con la seguente domanda. Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Vi prego di rispondermi con un video di risposta qua sotto e non là sopra. E ora passiamo ai saluti. Saluto Tese e Andre che hanno la maglietta California. E ringrazio Alessandra per lo splendido disegno. Vi ricordo che da oggi a venerdì 12 sarà l'ultima settimana in cui potrete partecipare al concorso Io amo il California Style. Avete ancora 2 settimane di tempo per allegare il vostro video a questo video. Se invece vi siete persi la spiegazione di questo concorso, cliccate qui. Quindi se volete allegare il vostro video, cliccate qui. Mentre se volete la spiegazione del concorso, cliccate qui. E poi qui. I 3 vincitori verranno mostrati nel video del 19 novembre. Cari ragazzi, il video di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti. Un bacione alla mamma, California. E al prossimo video. Da cancellare. Cazzo su YouTube. Voglio diversi che i video fighi. Zero meno. Questo è un video spacco che mi piega in 2. Assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele. It doesn't matter. Non ne puoi proprio fare a meno. It doesn't matter. Scusatemi, ma devo assolutamente farlo. Sono uguali! Dalla prima volta non ti stacchi più. Non ci sto più dentro. Troppi video, mi son perso. Dentro a questo schermo. Oggi scopro un universo. La gente non sta bene, posta video assurdi, tanto dice, ma chi li vede? Occhio gente, ora si ride. Parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele. Doesn't matter. Non ne puoi proprio
canale di Daniele. Doesn't matter, non è un vampiro glitterato. Doesn't matter. No, dillo bene. California. California. Con la F di California. Saluto.